E chi se non mister Leonardo Campifioriti qui con noi per dirci la sua in questo esordio, questo debutto in Serie B inaspettato, per quanto quella volta che ci siamo conosciuti io già prevedevo che mister Leonardo Campifioriti ne avrebbe fatta di strada. Leo, come l'hai vissuta questa prima partita? L'ho vissuta con un'ansia con il pre-partita e con una tensione durante la partita che non era solita in me, e l'ho vissuta in maniera particolare e sono contento della prestazione dei ragazzi, sono contentissimo della prestazione dei ragazzi perché il momento non era sicuramente facile. L'avversario, al contrario di quello che può recitare il risultato finale, che può far pensare il risultato finale, era un avversario da prendere con le molle perché non ha mai perso con tanti gol di distacco, è stato quindi sempre in partita e quindi noi altrettanto dovevamo essere in partita. Lo siamo stati per gli interi 40 minuti e un complimento, veramente un ringraziamento ai ragazzi per l'impegno che hanno messo. Va bene, te hai avuto solo una settimana per parlare con loro tutto sommato, quindi quali meriti potresti, se mai ce ne sono, quali meriti potresti darti, se è solo una settimana che li alleni? Io ho puntato molto, ho parlato tanto tempo questi giorni con i ragazzi, ho cercato di capire dove potevo andare a toccare, quali erano i tasti, le corde da poter toccare per poterli dare un'iniezione di fiducia, perché le qualità ci sono sempre state, non è che sono venute fuori questa settimana, era da ritrovare una fiducia in se stessi, un'autostima che forse avevamo perso. E quindi ho lavorato appunto sull'aspetto mentale, sull'aspetto motivazionale dei ragazzi e abbiamo fatto degli allenamenti mirati a divertirci, ma con intensità nell'allenamento stesso. Ho cambiato un attimino il sistema difensivo, tentando di fare una densità forte nella nostra metà campo per non prendere tutti quei gol che in passato subivamo. E oggi insomma sembrerebbe che è riuscita la missione. Diciamo poi che come ciliegina sulla torta, non di meno, c'è stato l'esordio di 3 se non 4 juniores, a un certo momento avevamo quasi la formazione juniores in campo. Ma per te che ha voluto dire questo? Fiducia nei ragazzi oppure perché hai visto che l'avversario magari non stava opponendo una tenue resistenza? No? Assolutamente fiducia nei ragazzi, anche perché due dei quattro ragazzi hanno giocato anche il primo tempo, quindi non è che li ho buttati nella mischia nei minuti finali a punteggio acquisito. Si allenano da agosto con noi, hanno dato dimostrazione di poter fare la categoria, seppur acerbi ovviamente, sono 18enni o 19enni, quindi bisogna anche capire quali sono i loro limiti. Ho portato Richard Parfeniuk, che non aveva fatto mai neanche una presenza, quindi oltre a portarlo con noi l'ho fatto giocare. Perché è il giusto premio per questi ragazzi? Perché lo meritano. Bene, quindi ci auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un cammino. Siamo in compagnia di Jack Giacomo Lamedica, uno dei nuovi acquisti del Futsal Covar. Esordio con botto, l'esordio per la verità l'aveva fatto già contro il Plus Ancona, ma oggi l'esordio in casa con 3 gol. Jeff, come hai visto la partita, come hai visto i tuoi compagni e come ti stai trovando al Covar? È stata una partita che abbiamo messo subito sui binari giusti, dopo pochi minuti c'è in vantaggio 2-3-0 così, poi l'abbiamo gestita bene secondo me, chiaramente con tratti abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire. E sono contentissimo, da qui dobbiamo ripartire per andare avanti e provare una risalita in classifica che rispecchierebbe maggiormente i valori di questa squadra e di questa società. Il prossimo impegno, Jack, come sai, è il ritorno di Coppa che abbiamo contro l'Atenax in casa, faremo sapere l'orario preciso, partiamo da un 5-3 fuori casa. Questo? Sì, io chiaramente all'andata non c'ero, quindi non so come è andata la partita, 5-3.
e dovremo gestire, ma non accontentarci di difendere il risultato, perché sarà una partita completamente diversa oggi, una squadra molto forte che è prima in classifica nel nostro girone e non verrà qui già sconfitta, io penso. Anzi, penso che proverà in tutti i modi a ribaltare il risultato e noi dovremo farci trovare pronti. Oggi mancava in campo il tuo gemello di tante partite, di tanti scontri, Nico Sgolastra, squalificato per un turno, e ce l'avrai a fianco già nella prossima partita. È un valore aggiunto per te? È sicuramente un valore aggiunto, perché è un giocatore che per la Serie B è fortissimo, però oggi abbiamo dimostrato che anche con l'assenza di uno, oggi era Nico, la prossima volta può essere un altro, questa squadra ha la rosa per sopperire a ogni assenza. Grazie Jack, detto Gizur il Normanno. Grazie a voi.